Maria De Filippi, che tempo che fa! Con la musica di Cervoni. Grazie. Grazie a te. Ci sediamo. No, grazie a te che sei venuta con l'aereo, che io so che per te è una cosa, insomma, complicatissima, vincere la paura dell'aereo. Beh, ma poi ce la faccio, dai. Sì. Però tu non sei mai stata a New York, contrariamente a Loredana, proprio per l'aereo. Ho un po' paura. Andare in treno è un po' lunga. Sì. Beh, se sai nuotare. No. Dicevo. No, ma una volta non avevo paura, Non ho capito. Una volta non l'avevo questa paura. Come mai ti è venuto? Non lo so, non ho neanche fatto un volo brutto, E tutto un tratto ho iniziato a aver paura degli spostamenti. Beh, però è bello sapere che c'è qualcosa che ti fa paura, perché ma tu sembri così solida, così. No, no, è finto. È tutto finto. È assolutamente finto. Io ho 2000 paure. Cioè? Da piccolo avevo paura del buio. Vabbè. Ma tanta, Non poca, cioè quando andavo a dormire volevo sempre la lucina. La lucina. Anch'io avevo il funghetto. Ma sì. Lei è carino. Carino. Poi. Ragazzi, noi non siamo rock, è inutile. No, io per niente. Niente. Io sono banalissima proprio. Insomma. Sì, ti giuro. Dai, su. Ma giuro. Ma scusa, ma se. Cioè, la televisione. Cioè, a Bertè rock, io proprio. Cioè. Ma a parte che da giovane ho letto che anche tu hai avuto il tuo periodo rock. Periodo rock. Era una deficiente che doveva. Quando andava in discoteca, siccome doveva fare un po' la. Ecco, vedi. Guarda. Ma che faccia che c'aveva. Guarda che bella ragazzina, guarda qua. Così quando andavo alla sera in discoteca per essere un po' come, insomma, più sciolta. Sì. Magari. Cosa facevi? Bevevo un po' d'alcolico, ecco. Un crodino? No, mi è capitato anche, più di una volta. Ah sì? Sì. Adesso sono a stemmia. Vedi? Ah, Maria. Vabbè, ma a 18 anni le fai quelle cose lì, Se non le fai a 18 anni, quando le fai? E devi fare a 18 anni. Ma c'è i bagordi. Ma che bagordi? Come dicono i giovani. No, facevo le mie cose. Facevi le tue cose? Sì. Guarda un po', in Vespa, Avevo una Vespa 50. Gli avevo messo il motore del 125. Ma vedi che truccavi il motorino, ma scusa, un tempista. Ma poi. Fui beccata. Fui beccata e ritornai alla cilindrata normale. Sì, perché poi a Pavia non era grande. No, io ho avuto il motorino, il mio primo motorino l'ho avuto, ti dico la verità. Sì. Tanto adesso secondo me è un reato in prescrizione, sì. Infatti. Avevo 9 anni. Un po' prestino però, 9 anni è un po' prestino, ma sì. Quello piccolino, quello a pedali. No, motorino vero, perché mio papà mi regalò questo motorino in a cambio. 9 anni? A 9 anni, ma non a Pavia, Nell'Oltrepò Pavese, in un paesino dove non c'erano né polizia né carabinieri, in cambio di un'operazione, dovevano togliermi le tonsille. Sì. E io chiesi in cambio il motorino. E siccome io ero la cocca di papà, papà mi accontentò. Era un motorino bruttissimo, si chiamava Giulietta e faceva il 30 all'ora, era proprio brutto. Sì, ma avevi 9 anni. Avevo 9 anni, sì. Ma Maurizio lo sa? Ma se ne frega. Se ne frega. Vabbè, la TV invece non ti fa paura per niente. La TV per niente, perché cioè tu. Intanto ti piace fare televisione. Sì. Sei, insomma, una delle rare persone che costruisce la televisione, sei un'autrice innanzitutto di televisione. Ecco, a me piace più quello. Ma è bellissimo quello. Sì. Guarda cosa abbiamo messo di te qua, vedi? Oh mamma mia! Guarda lì. Guarda come una minima parte di tutta la tua storia. Ecco lì, per esempio, no? Che è proprio l'inizio. Sì. Vedi come ero vestita, no? Sì. Sotto quella giacca. Sì. Attenta a quello che dici, C'era la sotto maglia. Sotto quel taglierino? Sotto c'era la maglia della salute. Sì. Poi avevo terrore di sudare, io non sudo nella vita, non sudo. Sì, ma Maria, anche se sudo c'è. Però uno dei miei terrori
era quella dell'ascella pezzata, no? Quindi avevo messo la maglia della salute, quelle cose terribili che ti danno, che si piegano, che metti qua, e ne avevo messe due da una parte e due dall'altra, e stavo sempre in quella posizione beota, vedi? Vedi che sorriso da un po' da scema, eh? Mi avevano anche tagliato tutti i capelli, che avevo molto più lunghi. Ma senti, ma la televisione ti piace proprio anche, no? Nel senso, assolutamente sì. Ti piace, e anche d'estate ho letto che quando non fai TV guardi i programmi degli altri paesi. Sì, io guardo. Informi. Sono in una posizione scomoda, perché se io dico. No, mettiti comodo. No, no, qua sono comodissimo. Ah, scusa. Sono in una posizione scomoda nel dire quel che guardo. Ah, cosa guardi? Perché io lavoro a Mediaset. Ed estate, diciamo che il palinsesto di Mediaset non è propriamente così ricco, no? Sì. E quindi non mi capita, d'inverno guardo solo quello. Sì. Ma d'estate non mi succede di guardare solo quello. Hai avuto l'intuizione di Temptation Island tu, però. Quello però è un format. Però quello è, l'hai visto, l'hai preso. L'hai... Sì. E invece Maurizio guarda con te o lui, non so, nuota, fa sport mentre tu guardi? Lui si sveglia presto al mattino, va subito al mare, vedi. Nuota molto a delfino. Senti, a me quello che colpisce di te da sempre è il fatto di riuscire a sentire il presente. Ieri sera in Onda Amici, e ancora una volta, è una giornata difficile come quella del sabato per i giovani, per i ragazzi, e tu riesci in qualche modo a parlare, a raccontare alle generazioni che in realtà non guardano la televisione o che non dovrebbero sapere nemmeno che cos'è, e invece tu ce le porti in televisione e le fai diventare protagoniste. Infatti non è che la guardano molto, quelli che hanno ormai 18-20 anni. La guardano abbastanza. Sì, però non tantissimo, hanno un modo di fruire la televisione diverso dal nostro. Però a me divertono molto i ragazzi, e mi diverte molto starli a sentire, perché poi ti portano sempre un mondo diverso ogni anno, no? Ormai quella trasmissione ha 17 anni. Mamma mia. E quindi tutti gli anni cambiano. Tra l'altro tu, a seconda anche di come ti poni in scena, ho visto se stai in piedi, se stai seduta, cioè a seconda della trasmissione, del format, si capisce già che cos'è dalla tua postura. No. Guarda, parli di uomini e donne, lo scalino. Lo scalino, a uomini e donne ti siedi sullo scalino. No, però, guarda, Amici stai seduta sulla la poltroncina accanto al tavolo dei giudici. Guarda, guarda. Vedi, ogni postura spiega che programma sarà, è vero? Allora, però va detta la verità. Sì. Io non è che studio dove sedermi. Ah no? No, io mi siedo dove mi capita. Ah, cioè non fai riunioni per sapere? No. No. Lo scalino perché nasce? Perché non c'è la sedia. Non solo non c'è la sedia, no. Ma quando io vado a registrare Uomini e Donne, sì, faccio tre puntate in un pomeriggio e sono tanti minuti, no? Sì. Non c'è la sedia, loro parlano e tu cosa faresti naturalmente? Io staresti a sentire seduto. Sì, o esco o vado, o sto seduto. E quindi c'erano gli scalini, mi sono seduta lì. Senti, vedi, in quella foto c'è anche... Chi è? Sì? O vedi l'astuccio? Sì, l'astuccio con le caramelle. Io mi porto dietro sempre quell'astuccio, quello è l'astuccio delle medie. Delle? Delle medie, delle scuole medie, quell'astuccio. Quello lì delle scuole medie? Sì, sì. Ma che tenerezza, è come il funghetto mio. Sì. Allora, mai quell'astuccio lì, che storia è? Ma l'ho portato con me quando ho fatto Pavia Roma una volta, non lo usavo come astuccio delle caramelle. Non avevo comprato il beauty, sì, e quindi avevo infilato i trucchi lì dentro e è rimasto. Però la postura vuol dire che lì vuoi essere spettatrice. Sì. Perché tu in realtà hai questo... Cioè ascolto. Ma tu hai una capacità pazzesca di ascoltare. Cioè, è una proprio brava, Maria, ma tanto brava. Grazie mille. Anche se, in realtà, tu fai delle cose che in teoria sono il contrario di quello che uno dovrebbe fare in televisione. Sì, questo senza lo so. Senza offesa. No, ma figurati. Cioè, pause... Non guardo in telecamera. Silenzi, mangi le caramelle. Sì. Vai avanti e indietro. Sì. A volte Uomini e Donne porto anche la merenda, se devo dirla. Porti la merenda. Però io penso anche che sia normale, no? Ti posso far vedere questo montaggio che ti abbiamo dedicato? Certo.
Prego. C'è un motivo per cui io cammino, che non è che chissà dove vado. Camminando mi concentro di più. Parlo mai, parlate sempre voi. Sapete che io mangio sempre un po' le caramelle e lo faccio perché mi piacciono. Fine. Vabbè, ma questo secondo me è anche la normalità, no? La normalità. Guarda, io ti dico la verità, ci sono tante mie colleghe bravissime, no? E io ammiro anche alcune che riescono a fare delle cose che io mai nella vita potrei fare. Dai, hai fatto Sanremo, ormai hai fatto tutto. No, no, io parlo della postura. Ad esempio, questa poltrona, no? Adesso io sto che sto qua poco tempo e quindi sono seduta bene. Se no? Se no, a me capita, per esempio, di scivolare. Non è che, no. Mentre ci sono delle mie colleghe... Sì. Che se vedono questa poltrona, capo uno, stanno in pizzo così. Sì. E hanno tutta questa spina dorsale che girano così. E possibilmente. Ecco, io non sono così. Meno male. Però. Meno male. No, no. Però sono fatta così, cioè non riuscirei a essere diversa. Io penso che anche loro. Quando escono dal quadrato televisivo siano così. A casa penso che si guarda, siano ci sono così. Anche delle tue colleghe che salgono qua sopra. Ma io lo trovo normale. Per dire, il problema ecco, è che... io questo lo trovo normale quando lei sale. Farti una domanda, Maria, per tornare prima al filmato, visto che andavi avanti e indietro, no? Quanti ma Maurizio, non ti ha mai regalato un contapassi? Perché smettere, sai che adesso vanno molto queste... Ecco, però, se non riuscirei mai a raccontare la storia, se non camminassi, perché mi vergognerei e quindi... Di che cosa ti vergogni? Adesso parlo con te e quindi sono tranquilla, sì. No? Però ogni tanto quella io non ho il monitor nei miei programmi. Il monitor di televisione nel quale ci vediamo. Esatto, sì. No? E quindi non l'ho mai voluto. Ah, ma io ce l'ho, ma siccome sono mio non lo vedo, quindi ecco, per me è come non averlo. No, però io non l'ho mai voluto perché mi fa impressione. Sì. Quindi se io avessi la consapevolezza di come sto in televisione, sì. Scappo. Non ci staresti. Ecco. Questo però dimostra ancora una volta di più, spero ti faccia piacere se lo dico, insomma non è una diminuzione in nessun modo, che Maurizio ha avuto un'intuizione pazzesca con te. Grazie. Ma pazzesca. Sarà contento. Perché adesso sei Maria De Filippi, allora non era facile. No, 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 certo, certo. Tu sei stata sempre così onesta intellettualmente a dire che devi tutto a lui e quello che ti piace della televisione te l'ha insegnato lui, insomma. Guarda com'era Cicciottello. Eh? Guarda com'era Cicciottello. Il giorno che siete sposati qua. Sì, sì. Sì. Cioè, cos'è che ti fa più arrabbiare di lui? È bugiardo. Bugiardo. Ma tipo? Anche inutilmente? Ma sempre sulle stesse cose, ormai da, vabbè, da sul tanti cibo. Sì, adesso tanto sta guardando, quindi so già... Ah, ci sta guardando? Sì. Si scherza, Maurizio! Dai! Non lo so. Adesso è entrata nella nostra vita una nutrizionista, molto brava, sì. Che gli dà una serie di cose che lui deve mangiare, pranzo e cena, quindi sì. Arriva un'email, non sì. Più il fax, con quello che lui deve mangiare. Sì. E lui baratta ovviamente con questa signora una serie di cose. Finché questa signora ha ceduto e lui ha... Ma non vale. Aspetta, lui ha alla sera sì. Un po' di gelato al sì. Cioccolato preso in un'apposita gelateria di Roma. Sì. Perché non è fatto col latte. Non so con che cosa è fatto, è anche buono. Però la sola cena, no?
ho scoperto, sì, quello che dico che è bugiardo, no? Che lui in ufficio ha lo stesso gelato, quindi fa pranzo e cena. Maurizio, ti ha fregato.